Manuela Cannata dell'Accredito Lentino, che quest'anno si adopererà per dare una mano e diffondere questo messaggio per la partecipazione alla Passione di Cristo. Esatto, l'impegno della Croce Rossa di Tolentino quest'anno è dare una mano all'associazione Don Primo Minnoni, che ormai da anni si occupa di organizzare questa meravigliosa manifestazione che è la Passione di Cristo. Abbiamo accettato di dare una mano proprio per il valore enorme che ha la manifestazione, per quello che può comunicare al di là del proprio credo religioso. È qualcosa di forte da vedere, proprio perché si intravede il lavoro di tanti altri volontari come noi, l'impegno dei figuranti, della costumista, di tutto il lavoro enorme che c'è dietro per un anno intero. Quindi il nostro contributo è proprio per questo, per aiutare l'associazione, per fare rete, per far rendere conto tutti i cittadini che anche tra noi volontari ci diamo una mano, noi come, non solo come assistenza sanitaria alla manifestazione, che ormai siamo lì da anni, quindi garantiamo il nostro servizio, ma anche proprio come supporto all'associazione per far capire alle persone quanto sia grande e importante tra di noi volontari fare rete, darci una mano, aiutarci, proprio per rendere ancora più visibile e partecipativa questa rappresentazione, perché non è la solita via crucis o rappresentazione che si può vedere in giro, è qualcosa di più, è di veramente grande, qualcosa che fa riflettere. Don Andrea Leonesi, da poco nuovo parroco della Chiesa Labura di Tolentino, la manifestazione della Passione di Cristo quest'anno coinciderà con la festa di San Giuseppe. Penso che sia una cosa bella il fatto che soprattutto coincida anche con la festa del papà. Noi contempliamo in questa passione, diciamo così, la donazione massima che fa il padre per eccellenza, che è il nostro Signore, fino al punto di dare suo figlio per noi. Quindi penso che sia, diciamo così, la festa del papà più chiara e più evidente, diciamo, no? Il lato più grande, più profondo. Io penso che siamo contenti anche di questo fatto, che comunque con questa passione si inizia la Settimana Santa, e quindi per noi che partecipiamo da credenti a questa rappresentazione, insomma, veramente io penso un modo ottimale, per cui inviterei, mi rivolgo soprattutto ai credenti, poi è chiaro che questa è una rappresentazione che, ringraziando a Dio, coinvolge tutti e sicuramente ha potere anche di andare a toccare gli animi anche forse meno coinvolti da un punto di vista di fede, insomma, no? o di culto, insomma. Però sappiamo che c'è una potenza grande questo racconto della passione. È stato detto addirittura che anche nel Vangelo, il Vangelo in fondo non è altro che il racconto della passione del nostro Signore Gesù con un'ampia introduzione, cioè per dire di quanto è centrale anche per noi, e quindi vederlo anche, non soltanto ascoltarlo, penso che sia una cosa che è una grazia per noi, in qualche modo, che ci approcciamo a vivere la Settimana Santa, ma anche per tutti quelli che in qualche modo sono più lontani dalla Chiesa.